L'inverno a Genova è parecchio insidioso. Per carità, non paragonabile ai mesi invernali di Roccaraso. A Genova l'inverno si sente, contraddistinto nei suoi tramonti incandescenti là all'orizzonte. Il cielo che quasi ti riscalda. Ma che lo si ammiri dalla passeggiata di Nervi, bagnata dal mare, o dalla cima del Monte Fascio, il cappotto è sempre bene averlo, accompagnato magari da sciarpa e berretto. A proposito di sciarpe, sono due i tipi che si possono trovare negli armadi dei genovesi: rosso-blu e blu cerchiato. In casa mia è tassativa con la blu cerchiata, e come ogni sciarpa della Sampdoria che si rispetti, ti accompagna allo Stadio Ferraris. Ormai da quasi 10 mesi le sciarpe di tutti i genovesi non vedono il manto erboso dello stadio cittadino. Il 14 dicembre 2019 va in scena l'ultimo derby della Lanterna a porte aperte. Per me è iniziato come un derby normale, anche se in questo derby di normale c'è ben poco. Sono in preda all'ansia da lunedì scorso. La stagione fin qui è fallimentare per entrambe le squadre. Questo alimenta in maniera esponenziale la voglia di vincere, ma anche la paura di perdere. La sveglia non è stata impostata, era necessario riposare il dovuto. La sfida va in scena in notturna con fischio d'inizio alle 20:45. Con i miei amici sampdoriani e genovani ci incontriamo davanti allo stadio 4 ore prima dell'apertura dei cancelli. È il momento degli sfottò, ma presto saremo rivali. Per far passare il tempo decidiamo di allentare la tensione bevendo birra, generosamente offerta da uno dei nostri amici genuani. Dopo un paio d'ore di trattamento a malto e luppolo, la tensione è scomparsa, insieme alla nostra lucidità. All'apertura dei cancelli ci separiamo, ognuno in direzione della rispettiva gradinata. Una volta dentro, le sensazioni alla vista degli spalti del prato sono sempre le stesse, quelle che mi hanno fatto innamorare di questo sport. Ancora allegri, prendiamo posto, nel settore inferiore della gradinata. Quasi non ci stiamo, quasi non ci sentiamo a pochi centimetri di distanza. I cori sono trascinanti e d'istinto ci uniamo a loro. Fischio d'inizio. Tutto si decide nei successivi 90 minuti. Una partita attesa, poche occasioni nitide. La cautela è padrona del campo. Poche le giocate in grado di esaltare i tifosi, fino al minuto 85. Attacchiamo in direzione sud. Palla recuperata dall'esterno sinistro nella tre quarti avversari. Avanza col pallone. Arriva in prossimità dell'area di rigore. Scarica indietro per l'arrivo del centravanti appena subentrato. Tira! Nei pochi istanti in cui la palla si stacca dal piede sinistro in direzione della porta, il cuore di una città si ferma. I cori si ammutoliscono. Io con le braccia incrociate tremo, e non solo di freddo, mentre trattengo il respiro. La palla si insacca alla destra del portiere. Gol.